Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con l'infinito dentro un bisogno, l'incontro, la puntata che apriamo in qualche modo, la finestra che apriamo sul testimone del positivo. La trasmissione di oggi è una trasmissione particolare, la dedichiamo alla memoria di Angelo Petrulli, quest'uomo grandioso che con la sua voglia di vivere in qualche modo ci ha contagiati tutti. Noi l'abbiamo incontrato, lui ci ha raccontato della sua vita, del suo passato, del suo lavoro, dei suoi giovani, dei suoi ragazzi ai quali era affezionatissimo, della vita e della sua associazione. Vi riproponiamo questo incontro proprio a testimonianza di quel positivo. Era un uomo con un cuore grande, un cuore semplice, con una grande speranza dentro e una voglia di vivere, una grandissima voglia di vivere, io direi tante volte al di là veramente di ogni speranza quasi. Che cosa ci manca per essere felici? Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo invece di guardare quello che c'è? Spesso i limiti non sono reali. I limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda. Questa è una frase di Simone Azzori, grande ballerina senza braccia, ma grande atleta, artista, certo. Pittrice. Angelo, molto personaggio, atleta noto nel nostro territorio e non solo, è un atleta che ha raggiunto dei grandi successi, presidente di un'associazione molto importante, un'associazione sportiva, il GSH Sempione 82. È presidente di questa associazione dal 1996. Nel 1997 viene nominato Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi. Nel 2001 ottiene la stella di bronzo del CONI per i 30 anni di attività sportiva come atleta paraolimpico. Non è la sua creatura, nel senso che è presidente del 1996, ma l'anima, diciamo, dell'associazione del GSH Sempione è sicuramente Angelo, che ha dato una grandissima spinta insieme ai suoi collaboratori. È un'associazione che nasce appunto nel 1982, come si riporta nel nome, nasce con 8 atleti e attualmente sono circa un centinaio, di cui 55 svolgono attività sportiva agonistica ad altissimi livelli. Le attività ce le racconterà magari Angelo, che sono appunto dall'atletica leggera, al curling, che era diventato famosissimo perché sono stati vinti 2 titoli nazionali. E con questa associazione sono stati vinti 13 titoli nazionali agonistici di società. Ci racconti, Angelo, un attimo come è nata appunto proprio l'associazione, da che cosa l'ha spinto, cosa ha spinto le persone a farla nascere, quali discipline vengono praticate, a chi si rivolge, proprio l'attività sportiva. Grazie, prima di tutto grazie per avermi invitato, oltretutto per la vostra collaborazione, che siete sempre vicino al nostro gruppo, al GSH Sempione 82, come centro servizi per il volontariato, lo dice proprio la parola, e quindi voi siete molto sempre molto vicini a noi. Il GSH Sempione 82 è nato così, per una parola detta da Marco Ferrares, un nostro atleta, che giocavamo con lui ormai. Siamo dal 1978 che giochiamo insieme, abbiamo giocato per molte squadre italiane e poi alla fine giocavamo a Novara e un giorno di giugno in una partita in trasferta dice: senti, visto che siamo in 4 che veniamo da Domo, perché non fondiamo una squadra nostra? Io ho detto: ma te sei matto, cioè, sai, non è facile. E detto e fatto, dopo 2 mesi è nato il GSH Sempione 82. Sempione, l'abbiamo così chiamato Sempione per il passo del Sempione, perché la nostra sede è Palanzeno. Però Palanzeno, se noi dicevamo in giro dov'è Palanzeno? Non sa nessuno, già non sapevano dove era Domodossola. Io mi ricordo una frase di Ernesto Gori, il grande allenatore nostro qua, e che diceva, quando ha fatto la corsa a Coverciano, gli dicevano: ma dov'è Domodossola? E allora dice: come non sapete dove è Domodossola? Vicino alla Svizzera. Allora lo chiamavano lo Svizzero. Lo Svizzero. Allora, da queste parole, che ai tempi facevo il cronista sportivo, mi è venuto in mente e allora ho detto: no, non chiamiamo il Sempione, e poi l'82 per l'anno. E di lì abbiamo iniziato. Io non ho fatto il presidente subito, perché io mi divertivo, cioè non volevo robe amministrative, volevo solo robe pratiche. E il primo presidente era appunto Sini, e poi
è passata la palla a Felisati Luciano, poi la palla è passata a Menini Anna, che l'ha tenuto fino al 96, poi dopo i campionati italiani che sono stati a Domodossola hanno deciso di nominare me come presidente, anche perché ero un po' il factotum e quindi avevo più le mani in pasta in tutto, con la federazione soprattutto. E ecco perché sono nato io come presidente. Però nel nostro gruppo presidente è un'immagine cosa, perché noi abbiamo un consiglio direttivo che ringrazio, che collaboriamo sempre insieme, quello che si decide si fa insieme cosa. Io firmo e poi come so. Cioè, però diciamo che io ho dei collaboratori magnifici e questo, quanto vale il volontariato, vale moltissimo. Ecco, mi aggancio a questo, Angelo, tu giustamente, no, già nella presentazione di Caterina, in quello che accennavi tu, questa associazione copre uno spettro di attività veramente, dico, interessante a livello nazionale, internazionale. Prova in termini proprio anche di rispetto a quello che fate, chiaramente non possiamo raccontare tutto, no? Certo. Scegli magari proprio dei momenti particolarmente significativi in cui tu vedi bene identificata l'anima, la vocazione con la quale tu hai detto bene, da questi quattro poi è nato tutto quello che è venuto. Certo, certo. Sì, è appunto perché il nostro intento, quando siamo nati, bisogna dire la verità, siamo nati per divertirci noi. Prima di tutto. Poi abbiamo visto, in molti di noi è saltata quella scintilla, è vero, ci divertiamo, perché non aiutare gli altri? Allora abbiamo cominciato a devolvere la voce, grazie anche ai giornali, alla televisione, che cominciava in quei tempi, e così ha cominciato ad avvicinarsi molta gente. Adesso, come prima diceva Caterina, abbiamo più di 100 iscritti che non fanno tutte attività agonistica, perché non bisogna pensare, GSH Sempione è un'associazione che per ragazzi disabili che hanno delle difficoltà, si possono avvicinare tutti, ognuno fa quello che si sente di fare e nel mezzo della cosa. Uno si sente di fare l'attività agonistica, ma ci sono molti che vengono solo per fare attività motoria, per stare bene fisicamente, perché facendo dell'attività sportiva si sta bene fisicamente. Certo. Cioè, i malanni ci sono, non è che non ci sono, ma molto meno di se uno è statico dentro, certo, per la casa. Certo, ecco, cioè, ecco, prova a raccontarci un po' le attività principali. Le attività principali sono l'atletica leggera, per dire, principalmente l'atletica leggera. Perché l'atletica leggera? Perché coinvolge tutti. Però facciamo il nuoto, anche lì è un altro aspetto che anche lì coinvolge molti ragazzi e cosa. Dove coinvolge di meno è magari lo sci, perché è più difficoltoso, o il tennis. Nel tennis anche lì ci sono delle difficoltà e quindi abbiamo meno atleti che fanno tennis. Il curling l'abbiamo tenuto in piedi fino al 2010. Dopo il 2011 è stato l'ultimo anno e abbiamo dovuto smettere, perché non avendo un palazzetto nella nostra zona andavamo a allenarci a Biella. Biella si è rotto l'impianto, non l'hanno più aggiustato, dovevamo andare a Pinerolo. Impegnativo e cosa. Poi come dire, non è che coinvolgeva molta gente. E poi noi non amiamo essere mai soli, no? Cioè, e quindi ci inventiamo tutte le attività possibili per coinvolgere i ragazzi. Infatti non c'è solo, come associazione, non fate solo l'attività sportiva, agonistica o meno, ma fate anche proprio dei progetti che coinvolgono, esatto, no? La popolazione. La popolazione, sì, perché io ho sempre amato l'integrazione, mi hanno sempre insegnato. Io quando sono uscito dalla clinica sono uscito in testa con delle cose che mi ha insegnato il direttore della clinica, perché era lì sempre con noi e ci parlava sempre e diceva sempre vai tu dalla gente, non la gente che viene da te. Con questo modo riesci a coinvolgere e cerca di non isolarti e di essere sempre... Allora io ho sempre pensato l'integrazione è quella, la cosa più bella che possa esistere.
Il GSH Sempione 82, come ho detto prima, non è mai solo, perché abbiamo tanta di quella brava gente intorno a noi, ci amano tutti, ci coinvolgono tutti. Abbiamo questi progetti della montagna, che è stato un progetto che ancora oggi io lo amo, perché ha portato a dei ragazzi della disabilità intellettiva una sicurezza immensa e poi un risveglio delle solo facoltà intellettive sue. Cosa. Molto bello anche il titolo, no? Fuori casa dentro l'amicizia. Cioè è stato proprio indovinato, bisogna dire grazie a Mauro Rossi che mi ha proposto ai suoi tempi, nel 2003, questo progetto e con Giorgio Scroferrecker l'abbiamo poi così sviluppato. Prima di quello c'è stato a Braccia Aperte. Braccia Aperte era stato un altro progetto con la Guidina dal Sasso che a me è piaciuto tantissimo, peccato che abbiamo dovuto chiudere questo progetto, perché Braccia Aperte cosa voleva dire? Voleva dire andare nelle piazze, non nelle palestre o nelle cose, e riuscire a tirar fuori delle persone di casa che non uscivano mai, e non solo disabili, perché noi non abbiamo mai pensato al disabile, abbiamo pensato all'unione. Quindi con noi c'era della gente meno giovane, c'era dei ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie, delle mezze età, cioè Ornavasso eravamo un centinaio di persone quando ci trovavamo tutti i martedì a Ornavasso, a Omegna un po' meno, però sempre quelle 30-40 persone con magari una decina di disabili e gli altri erano tutti abili, questo è uno aiuta l'altro. Verbania lo stesso, è stato questo è un altro progetto che e poi abbiamo un altro progetto che parleremo poi dopo sicuramente delle scuole, quello che amo forse di più. Che bello questo quando tu dici, no? È questo andare fuori, andare verso, no? Non aspettarsi che. Allora, esatto. Raccontaci un po' come lo sport, no? Rispetto proprio alla disabilità, cioè come aiuta questo andare fuori, andare verso, andare ad incontrare gli altri, magari proprio affascinandoli per quello che è un dono che poi ognuno di noi ha e che attraverso lo sport riesce ad esprimere. Allora, io voglio tornare indietro nel tempo del 1969, così dopo che mi sono fatto male, e quando ho fatto le mie prime gare. Le mie prime gare l'ho fatte davanti a una platea immensa. Quindi tu capisci che sei lì in mezzo a questa folla che continua a incitarti e cosa. E di lì ha risvegliato qualcosa dentro di me, certo, che mi ha dato questo input. E di questo io ne faccio buon uso, che lo dedico ai miei compagni, in modo che di spronarli che, a fare questo tipo di attività, perché poi la gente ci ama, non è che ci dice «Oh, poveretto, quello lì». Ormai non esiste più il poveretto, anzi. Cioè una cosa. E di lì mi ha dato sempre quella forza di continuare. Ma poi una cosa importante è che lo sport fa bene. Io se sono ancora attivo devo dire grazie a chi mi sta vicino, naturalmente, ma soprattutto lo sport, perché io ancora ho la possibilità di muovermi come voglio. Invece se stavo fermo, io mi vedo quando 2 mesi che sto fermo, cioè le feste di Natale, cioè l'estate, quando sto fermo comincio già a impazzire, no? Cioè, sento, invece quando faccio il mio allenamento, anche solo un allenamento alla settimana, già mi sento meglio, è e questo che lo dedico agli altri. Lo sport è proprio adesso, lo dicevi benissimo, no? Esatto. Non è tanto fine a se stesso, proprio l'occasione. Tu dici, per stare con gli altri, per andare verso gli altri. Benissimo, benissimo, hai percepito perfettamente cos'è lo sport, cioè soprattutto per noi. Per noi è ancora più importante che non per una persona fisica, cioè normale. E come la vedi oggi l'integrazione nella vita quotidiana di un disabile? Cioè. Tante volte è colpa del disabile. Cioè, io mi faccio un'autocritica a me stesso, tante volte è colpa anche nostra, perché non vogliamo gente che ci gira intorno, cioè cosa, cioè, questo è l'errore delle cose, perché poi molta gente. Guarda, ti racconto un particolare, domenica eravamo su Ammalesco, la giornata delle bocce.
Vedere quelle persone che erano con noi, come ci trattavano, e non pensate che ci permettevano di andare a punto e ci lasciavano il punto lì, no. Ce lo toglievano se potevano, cioè, quindi certo. Questo è il bello della cosa, cioè, perché se no cominciamo a sempre quella cosa. Io posso dire nel nostro gruppo che non esiste cosa, tutte le persone che incontriamo lo fanno perché hanno voglia di fare, ma non perché siamo disabili, ma perché hanno voglia di stare fare. Insieme, esatto, insieme esatto. A voi. Perché poi su questo tema io vorrei far parlare uno di loro per dire, per capire bene cosa prova un normodotato venire ad aiutare te. Cioè, noi abbiamo delle io ringrazio e dico sempre, ce n'ho pochi, ma fantastici. Cioè, lo ripeto sempre quando andiamo nelle scuole, che questo è una bellissima cosa. E quando loro parlano, parlano in un modo, come dire, felice di essere e di fare quello che stanno facendo senza nessuna... E nelle scuole che cosa fate? Che cosa presenti? I ragazzi come li trovi? Attenti, sensibili, interessati? Allora, ecco, questo è un altro progetto che si è inventato quel grande amico che ho, Giorgio Scrofernecker, che nel lontano 95 così mi ha invitato a Varallo Sesia, in un'alberghiera, dove c'erano tra quelle dell'alberghiera, le medie, l'elementare, 500 ragazzi. Anche lì, quando ho portato i miei compagni la prima volta davanti a un numeroso pubblico, non vi dico quello che loro hanno provato. Spesso e volte si nascondevano dietro di me e non dire di farli parlare perché era impossibile. E di lì è nata questa scintilla che è stato bellissimo. Ancora incontro qualche ragazzo di quelli che io non conosco più, ma loro conoscono me e mi incontrano e mi vengono a salutare, pensa, di 20 anni fa, cioè una cosa bellissima. E di lì è nata. All'inizio, quando i primi anni, fino al 2005 così, ci vedevano arrivare dentro tutti in carrozzina, no? Si spaventavano tutti, no? Cioè un po' cosa, dicevano chissà io non riesco perché gli faccio del male, cioè parlavano di questo tono, di questa cosa. Adesso, dico la verità, è bellissimo andare nelle scuole. E poi è una questione di professori. Ci sono dei professori che si mettono lì, i bambini sono là, arrangiati, fai quello che vuoi, cioè cosa, e quindi le devi tenere a bada, gli devi dire cosa, cioè per fare... Con loro giochiamo per metterli a loro agio. Giochiamo per metterli a loro agio. Finito questa fase, abbiamo un'ora e mezza di dibattito. In quel dibattito facciamo delle simulazioni. E in questa simulazione cosa c'è dentro? Il volontariato. Questa deve essere categorica. Tu come fai a aiutare me a salire un gradino, a scendere un gradino, a salire una scala? Se cado, come mi alzo? Come mi aiuti? Cioè, cerchiamo di inculcare ai ragazzi che se lo fanno col cuore, lo fanno veramente una cosa, è una cosa semplicissima. Allora, mettiamo dei gradini in asse, cioè abbiamo degli assi che formiamo dei gradini, e una bambina o un bambino si mette in carrozzina, l'altro, uno di loro che lo aiuti. Certo, simula praticamente. Simula e gli insegniamo come devi prendere la carrozzina, come la deve impostare, come la deve tirare su, cioè gli insegniamo queste cose qua. Ecco, io penso che dentro questo motivo proprio anche pratico, no? Tu dicevi insegniamo, io penso che la cosa grande che in realtà insegnate ai ragazzi, visto che stiamo parlando un po' del mondo della scuola, è comunque uno sguardo positivo sulla vita, perché con le difficoltà. Penso che nella tua vita ne hai avute, ne hai dovute affrontare, ci sono tanti. Hai dovuto lottare, e allora quando... E rispetto a questo, cioè quando tu sei con i ragazzi, in qualche modo, cioè cosa della tua vita racconti? Cosa vorresti che loro, guardandoti, dicessero, ma allora ce la posso fare anch'io? Io sto parlando dei ragazzi che pensano di essere normali. Certo, nel senso che di fronte
alla positività con cui tu hai affrontato la tua vita. Certo, la cosa che però mi dà un po' di rammarico è che spesse volte in molte scuole ci sono dei ragazzi che hanno difficoltà motorie, ma non me li portano in palestra. Allora io vado un po' in crisi, perché certo. Vado in crisi? Perché dico, io sono venuto qua, sì è vero, per aiutare i ragazzi di non tirarsela più di tanto, cioè le difficoltà ci sono, però bisogna sempre reagire. Ma soprattutto anche per i ragazzi che hanno difficoltà motorie, per fargli capire che non è che stando seduti in quella sedia è un vantaggio. Il vantaggio è muoversi. Cioè, sì, e poi spesso ti trovi quelle persone che hanno difficoltà anche nelle braccia, che hanno bisogno sempre di un aiuto. Però attenzione, che anche quelli che hanno una cosa, se gli dai quell'attenzione, una cosa, anche loro possono fare del lavoro che neanche noi ce ne accorgiamo. E lo si vede proprio dai suoi occhi che vogliono fare. In particolare noi facciamo allenamento al mercoledì pomeriggio al Curotti, abbiamo due ragazzi, uno che ha le braccia che proprio cosa sta così, cioè ben gli abbiamo insegnato come spingere la carrozzina e lui si fa, ieri si è fatto tutto il giro della pista, l'educatrice sempre vicini. E lui con le sue manine che riusciva solo, ci ha messo mezza giornata, ma che se ne frega, cioè non è quello il primato di metterci un secondo o dieci, però lui si è fatto tutto il giro di pista, la ragazza si è fatto tutto il giro di pista. Queste sono le mie soddisfazioni quando un'altra soddisfazione in palestra, quando non è il nostro compito, c'è una ragazza che poteva camminare, va a fare la ginnastica, quelli 20 minuti non la fanno camminare nelle parallele, non è qualcosa, cosa succede? Io gli ho detto con l'educatrice, senti, questo non è il nostro lavoro, però mi dispiace tantissimo, questa ragazza ha dei potenziali. Certo. Allora, tu te la senti, mi autorizzi che facciamo insieme un lavoro? E lei mi ha detto, va bene. Allora, l'abbiamo fatta alzare dalla carrozzina, due persone, uno in un braccio, uno nell'altro, e io abbiamo fatto fare il primo giro della palestra. In ultimo, bastava una persona sola con la manina. Cioè, queste sono le mie soddisfazioni, le soddisfazioni del mio gruppo, i miei volontari che si prestano a quello che si fa. Cioè, ecco, racconterei ancora tante di più, però mi sa che vado troppo lungo, cioè le cose, perché ci sono delle cose veramente bellissime. Ma quindi, in fondo, cos'è che te lo fa fare, Angelo? Cioè, si capisce che alla fine rispondi anche a un bisogno tuo, che è una soddisfazione tua. Che cosa ti spinge? Allora, te l'ho detto, io sono nato per me stesso, quando sono nato sportivamente, per fare per me. Dopo mi sono accorto che fare qualcosa per gli altri è ancora più bello. E lasciatemelo fare. Perché io mi sento felice se ho raggiunto un risultato di un lancio o di una corsa, ma mi sento più felice se il mio atleta o una persona che viene con noi ha fatto determinati esercizi che non sarebbe stato all'altezza di poterlo fare. Questo è il bello della cosa. E nel nostro gruppo, come ben tu sai, ci sono ragazzi di tutte le disabilità, non è che sono solo fisici, c'è l'intellettivo, il down, l'autistico, gli autistici poi è ancora più difficile trattenerli più che altro, no? Perché però sono fantastici, perché basta poco, cioè come trattarli. Io dico che ho due allenatori bravissimi, io non finisco di ringraziare i miei collaboratori, perché sono veramente bravi e che capiscono le cose e lo fanno veramente col cuore. E non hanno nessuna... Sì, quello che tu dici è proprio un po' anche la dinamica di tutte le associazioni di volontariato, dei volontari, che alla fine uno lo fa e ne ha un ritorno per sé, cioè il fatto di dare agli altri
E poi un grandissimo ritorno per sé. Sì, e cioè io vado a casa felice non perché ho aggiunto un risultato di misure o di tempi, ma un risultato di queste cose qua. E non ti dico quello che stiamo facendo su altri ragazzi perché certo, starei troppo lungo a raccontare, perché basta che io gli dico a un collaboratore proviamo a fargli questo e subito glielo facciamo. Cioè, io direi che proprio da quello che Angelo ci sta raccontando emergono proprio due elementi forti. Il primo, l'ultimo, che dicevate benissimo entrambe. Allora, volontari non si fanno, ma no, si è, no? Sì, è proprio un modo di vivere la vita. Certo, qualsiasi cosa uno faccia, il lavoro, lo sport, vive una difficoltà, una fatica, è proprio un modo di essere, no? Di essere dentro e davanti alle cose. E poi l'altra cosa dicevi benissimo, che a me piace tanto, io riprenderei poi magari con una frase che Caterina ci dice in chiusura, perché il tempo come sempre vola, corre, ma certo, corre veramente. Certo, che vorremmo raccontare tantissime cose, ma però. Sì, anche perché si vede veramente con la passione che metti in quello che fai, che è proprio il leitmotiv del nostro incontro. Cioè noi cerchiamo, ma per noi, no? Io lo dico veramente in questo per me, dei testimoni che ci ridiano il gusto del vivere, per quello che vi abbiamo chiesto questo, come sfonda in qualche modo nel mondo dei ragazzi, come buca in qualche modo quella difficoltà a comunicare, e tu l'hai detto, secondo me, benissimo. Allora, io già nel ringraziarti, chiedere appunto a Caterina di darci questa chiusura prima di salutare i nostri. No? Prima, scusa che ti interrompo, dimmi, perché sai, c'è sempre... No. Non ho parlato per esempio del risultato eclatante. Per esempio, noi in questi giorni abbiamo la nostra atleta che è al mondiale a Doha, in Qatar. Domenica inizia la sua prima gara, finisce poi al 29 le tre gare, peso, disco e giavellotto. Quindi vedi, avrei potuto partire da lì. Certo, ma è giusto, cioè, che lo metti alla fine. Si capisce che il cuore... cioè, e poi si arriva anche a quello. Si arriva anche a quello, perché poi in fondo bisogna anche aiutare i ragazzi che fanno attività. Certo. Un'altra cosa molto importante, nel nostro gruppo non c'è nessuno che prende un picco di un quattrino. Perché se avremmo dovuto pagare qualcuno, gli allenatori sono lì gratuitamente. Io mi ricordo sempre, ricordo un anno che gli ho dato 100 euro, gli ho detto, senti, 100 euro te li regalo per la cosa. Ha detto, no, non li voglio, no, fai quello che vuoi. Sarebbe come il giorno dopo ce lo troviamo sul conto corrente, certo, le 100 euro che gli avevamo dato per la cosa. Cioè, questo è lo spirito del nostro gruppo. Dovremmo reinvitarti perché ci sono troppe cose che devi ancora raccontarci. Verissimo, verissimo. Cioè, allora, io giorno scriverò un libro. Io per il momento concluderei con questa frase. La vera disabilità è quella dell'anima che non comprende, quella dell'occhio che non vede i sentimenti, quella dell'orecchio che non sente le richieste d'aiuto. Solitamente il vero disabile è colui che, additando gli altri, ignora di esserlo. Grazie Angelo. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Grazie.